Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, grazie a Konami, ho la possibilità di portarvi l'anteprima del miglior prodotto di Yugi, ovvero il Teen 2021. E sinceramente sono contentissimo di essere stato scelto. Ma adesso andiamo a vederli nel dettaglio e analizziamo bene cosa contiene al suo interno. Allora, iniziamo subito ad aprirlo perché sono molto impaziente di aprire i pacchetti al suo interno. Allora, ok, ovviamente non abbiamo uno solo da aprire, ma abbiamo anche il secondo. Quindi abbiamo veramente la possibilità di sbustare roba carina. Ma andiamo a vedere bene l'artwork. Da come potete vedere, il Teen riprende quello dell'anno scorso e sinceramente è la cosa più figa del mondo. Cosa si può dire? Che sono una figata sotto tutti i punti di vista. Guardate che belli. Il drago bianco che combatte contro il mago nero in versione egizia. Allora, ma andiamo a leggere dietro cosa contiene e come mai riprende i Teen dell'anno scorso. Questa Teen delle battaglie antiche è una ricostruzione della seconda parte della tavola delle memorie perdute, vista nella storia originale di Yu-Gi-Oh! Che ha rivelato i segreti perduti del faraone. Raffigura le battaglie tra il drago bianco a Kiblu e il mago nero di molto tempo fa. Adesso ho qua la scatola dell'anno scorso e vi faccio vedere come dovrebbe venire l'immagine. Allora, abbiamo questa che è la seconda parte e sotto abbiamo Yugi e Kaiba nella loro versione egizia che combattono e usano le loro più potenti creature. Ma adesso andiamo a vedere cosa contiene proprio il Teen. Allora, ogni Teen contiene 3 megapack, ognuno con 18 carte, una rara segreta, 2 ultra rara, 2 super rare e 12 carte comuni, comprendendo carte delle bustine di espansioni, assalto accensione, codice eternità, ascesa del duellante e rabbia furiosa, più carte aggiuntive del passato e nuovissime carte che non hai mai visto prima. Allora, in primis, i set che sono stati ristampati hanno al loro interno carte di tutto rispetto, quindi speriamo di sbustarle. E in più sono molto curioso di capire quali sono le nuove carte che sono state aggiunte. Ma detto questo, andiamo ad aprirlo e speriamo di sbustare bene. Allora, abbiamo 3 pack. Speriamo che la fortuna mi assista. Allora, andiamo con il primo. Bene, abbiamo Fusione Amore AI, Transcicala, Drago del Fulmine Gnister, ottima ristampa, poi Esecuzione del Contratto, Quack Cavaliere, carinissimo, poi Gaia il Magico Cavaliere, come super soccorso Irremovibilatore, poi Controllore di Gravità, ottima carta che esisteva solo comune e super è molto carina, bene, poi Bestiere Barbaros, poi abbiamo Irremovibilatore Risveglio Rapacite. Poi abbiamo... mamma mia, che fortuna! Prigione del Drago di Ghiaccio, fortissima come carta. Mamma mia. Ah, è quello che mi ci voleva. Bellissima. Bene, bene, questa mettiamola da parte. Poi abbiamo Forza Rango Magico, Forza Cavalieri Fantasma. Perialis, Imperatrice della Fioritura. Trapano, Abitatore Vespinato. Mostri Ruspanti. Rivolta Signore Oscuro. E Melfi, no, due Melfi Pony, molto bellina come carta. E poi Rino Sciabola Spaccacarri in carica. Ah, mamma mia. Bene, partiamo molto bene. Speriamo di non esserci giocati tutta la fortuna con la prigione, perché sennò è un problema. Allora, secondo pack abbiamo Uvoluppo Ossessivo, Artigiano del Mare Profondo, Dispositivo di Apprendimento Usa e Getta, Commanda Diapason, Salamagna Zebroid X, Soldato Gaia il Cavaliere, Aria del Mare Profondo, poi Avanti di Peso, come ultra Caduto di Albaz, carino, poi Titan Kill il Drago delle Ceneri, ottima carta, poi come secret abbiamo Sheow Dragonzella, bello, questa anche mettiamola da parte, è una secret bellina, poi abbiamo Assalto Aereo Tribrigata, quindi credo ci siano anche tutti gli altri. Magallanica, la città del mare profondo. Goki, distruttore orco. Nazione dogmatica. Panda pugile. Signora oscura capricciosa. E per concludere, manoscatola sorpresa. Bene, bene. Anche questo pacco onesto. Dai. Però
Allora, io spero di trovare lo Zeus. Bene, bene. Adesso vediamo cosa ci propone il terzo pack. Allora, Anatema del Drago, il Drago Maledetto, Famiglio Rosso, Transcicala, Rituale delle AI, Padronanza Strega Artigiana, Maledizione Kujikari, poi Irremovibilatore Cercatore, bello questo, la Trappolatrice, Allomerus, molto bellina come super, poi... Mamma mia, ragazzi, non so come commentare, veramente. Non so veramente come commentare questo unboxing. E ne dobbiamo aprire ancora un altro. Senza contare che ancora non è uscita la Secret. Vediamo la Secret. Ah, ok. La seconda Ultra, Nerval, molto carina. E vediamo la Secret. Bello. Ecclesia. Ottima carta, ottima ristampa. Bene, bene, bene. Ragazzi, che dire? Tin assurdo. Non ci posso credere. Poi abbiamo Fenice Mondo Virtuale, Fanfan, Trapano, Prufacume l'intrappolatore tattico, Irremovibilatore Cristallo, oh, Ketty, altro Melfi, poi Bufera e per concludere Arcidemone Danno, Demone Eterno. Adesso andiamo ad aprire il secondo team, che se va come questo io posso... Diciamo, ritenermi molto più che soddisfatto. Considerate che questi team escono a fine mese e... Ragazzi, consiglio spassionato da parte mia. Comprateli. Vale tutti i soldi che andate a spendere. Assolutamente. Perché avete visto cosa ho pullato in un solo team. Quindi, comprateli, ragazzi. Allora, andiamo con il secondo team. E vediamo questa volta cosa ci propone. Adesso, essere più fortunati del primo, dubito. Però sicuramente... Può darmi delle grandissime gioie. Allora, abbiamo Gouki, Daruma, Regno Rosso, Rain Bozu, Colpo Tai, Marincipessa, Basilea Lima, un'altra Olumers, molto carina come carta, mettiamola da parte, Aria del Mare Profondo. No, ragazzi, non ci credo. No, sto sognando? No, no, non è vero, non ci credo. No, sicuro. Non ci credo. Ragazzi, comprateli. Comprateli assolutamente. Non ho più le parole, sinceramente, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. E siamo al primo pack. Poi abbiamo un altro Nerval. È uguale a prima il pack. Poi Mech Spaccametallo. Ok. Secret, molto carino. E vabbè, abbiamo trovato talento tattiche triple. Penso che. Che non mi posso lamentare assolutamente. Città Mondo Virtuale, Inozumi, Rivolta Signore Oscuro, Celai Melfi, carino, Rapacite, Giuramento Triplicate e Acceleratore Cyberso. Abbiamo fatto due paire di talento tattiche triple, adesso se mi esce pure la terza potete anche chiudere il video qua, ragazzi. Allora, secondo pacchetto, Famiglio Rosso, Mago F Proxy, Jack O'Bolan, Doyan Ignister, Combattente El Campana, Anatema del Drago e Geonatrice Trasversatrice come prima super. Carina come carta, anche l'effetto non è male. Poi vediamo allora. L'Analista, altre carte Irremovibilatore, poi Ignister AI, pensavo fosse un altro talento tattiche triple considerando che era magia. Poi abbiamo Kirin del Mondo Virtuale, Lily, ottimo. Quindi probabilmente ci saranno anche tutti gli altri Virtual World. E come Secret, Raviel, il Signore dei Fantasmi. Probabilmente hanno ristampato anche il mazzo delle bestie sacre. Quindi ci sarà anche Uria e Amon. Allora, mentre come comuni abbiamo Città Mondo Virtuale, Risveglio dei Posseduti, Risonanza Irremovibilatore, Signora Oscura Capricciosa, abbiamo Lampada Dragoccione, poi Perillis e la Draghite. Bene. Adesso andiamo con l'ultimo pack. Mamma mia, ragazzi, dovete lasciare assolutamente like a questo video, perché non so veramente cosa dire. Allora, vediamo l'ultimo pack cosa ci propone. Abbiamo Sopravvissuto di battaglia, Gouki Artiglio di Ferro, Risveglio Rosso, Rain Bozu, Marincipessa. Basilima, Esplosione Link,
Ok, come prima super, samurai, super pesante, spaventapasseri. Andiamo con quelle dietro. Abbiamo Furia, Kariushin. Poi Inezumi, Hanabi. Abbiamo Rapacite. Poi Arcidemone, Dannato, Demone Eterno. E non so se c'è un'altra comune. Ok, Casa dei Giochi di Melfi. Poi, come secondo super abbiamo Kibi, Mondo Virtuale, Shenshen. E come super è ottimo. Poi, andiamo alle ultra. Drago, Rivoluzione, Occhi Diversi. Carino. Mamma mia, non so se potrò reggere. Ok, la rara. Guscio, Mondo Virtuale, Yaya. E mi sa... No, aspetta, c'è la secret. Quindi abbiamo Drago, Rivoluzione, Occhi Diversi, Irremovibilatore, Risveglio Draghite, e da come ho visto è un mostro con effetto, quindi penso sia una carta dogmatica. Vediamo. Ah no, Rose, bellissima, ottima ristampa per Sky Striker, che si ritrova la carta in una rarità superiore. Molto bella. Ma facciamo un attimo un recap per capire bene cosa abbiamo sbustato. Abbiamo Soccorso, Irremovibilatore, Controllore della Gravità, Avanti di Peso, Area del Mare Profondo, credo ce ne siano più di una, sì infatti, due e basta. Poi abbiamo il Cercatore, il Samurai Super Pesante, Shenshen, l'Analista, la Geonatrice e le due Allomerus. Sì, bene. Poi come Ultra abbiamo trovato Bestia, Re Barbaros, molto carina come carta, poi Rapacite, la Fusione Drago delle Ceneri, Caduto di Albaz, Drago Rivoluzione, Occhi Diversi, Draghite, Lili, Ignister Island, Doppio Nerval e per concludere Doppio Talento Tattiche Triple. Cioè, ragazzi, illegale, veramente. Poi, come ultra abbiamo Prigione del Drago di Ghiaccio, anche questa, vabbè, illegalissima, come sbustata. Poi, Sheo, Ecclesia, ottima sbustata. Poi Mac spacca metallo, Raviel, speravo di beccare Uria sinceramente, però Raviel anche questo molto carino, e infine Rosa. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo di mettere mi piace, commentare e iscrivervi, perché è solo grazie al vostro supporto che posso portare queste opening, quindi vi ringrazio tantissimo. Ringrazio ovviamente anche Konami per avermi dato la possibilità di aprire questi tin in anteprima, ovviamente. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!